un'organizzazione sempre fluida che si è mossa in maniera ottimale rispetto a quella che era l'emergenza del Covid e adesso si tira un sospiro di sollievo. Si tira un sospiro di sollievo, si mantiene sempre alta l'attenzione, ma ci si concentra di nuovo con un sguardo che è più a grand'angolo e meno a zoom. Noi abbiamo ancora l'attenzione su questi malati che restano, ce ne sono anche alcuni ricoverati oggi, sono rimasti più gravi praticamente, però sappiamo che l'ospedale ha tutto il diritto di riprendersi i suoi spazi. Lo stiamo facendo, come diceva lei, con una modalità flessibile e quindi pronti laddove servirà a intervenire per bloccare eventuali focolai possano esserci, ma sperando tutti che l'avvicinamento al periodo autunnale, quando la situazione l'anno scorso è peggiorata, non disegni un quadro simile. Adesso comunque la popolazione e le vaccinazioni procedono a gran ritmo. Procedono a gran ritmo e spero che anche le persone vengano a gran ritmo. Abbiamo avuto alcuni rallentamenti sugli open day che non sono stati così attesi. Sinceramente speravo di dover prendere delle persone per tenere lontana la folla, però probabilmente anche la voglia di libertà che le persone hanno è tutta comprensibile, ma è fondamentale adesso che le persone si prenotino, approfittino delle occasioni senza prenotazione anche per mettersi in sicurezza. Non possiamo rischiare di metterci in sicurezza perché comunque il Covid ancora esiste, va combattuto.